primo punto per noi è ricominciare dalle cose semplici, le cose normali, garantire i servizi ordinari, garantire strade più pulite, garantire parchi e aiuole in ordine, garantire i servizi funzionali, garantire le case, gli alloggi alle persone che ne hanno diritto. Solo posti in piedi per la prima iniziativa di Luca Cipriano, candidato sindaco di Avellino, carcere borbonico gremito in occasione della presentazione di due delle quattro liste che lo sostengono, le civiche Mai Più e Avellino Più. Cipriano è inoltre appoggiato dal Partito Democratico e dalla compagine del consigliere regionale Maurizio Petracca. Nel mirino degli altri candidati, sin dall'inizio della campagna elettorale, Cipriano preferisce non replicare alle polemiche e puntare invece sulle cose da fare, quelle che servono alla città. Iniziare una campagna elettorale facendo soltanto polemiche, veleni, mettendosi, per dire in dialetto, sul cirasiello e pontificando, sapendo sempre che qualcuno ha ragione e tutti gli altri hanno sbagliato, è un modo assolutamente sbagliato di procedere. Chi lo fa probabilmente deve coprire le proprie debolezze, deve coprire le proprie contraddizioni, deve coprire i candidati scomodi delle proprie liste. Quindi chiunque ha utilizzato questo sistema secondo me sta sbagliando marcia. Io sono qua, stasera iniziamo un percorso per parlare dei contenuti, per parlare delle proposte, per parlare delle cose che vogliamo fare per cambiare Avellino. A me non interessano le polemiche, cercherò di non rispondere alle polemiche, come non interessano a me sono certo che non interessano nemmeno agli avellinesi. Qui la città vuole capire se il prossimo sindaco sarà una persona come Ciampi, in grado di governare malissimo la città di Avellino, di non dare alcun tipo di risposta, di bloccare. Se torniamo a votare è per colpa di chi pochi mesi fa non è stato capace, pur avendo la totalità del potere in mano, di gestire la città. Quindi il prossimo sindaco chi sarà? Sarà uno che risolve qualche problema, che sblocca la città, o sarà uno che continua a fare polemiche, che continua a dire che c'è sempre l'intellettuale più bravo, c'è sempre la persona più pura, più pulita? Io ho un altro approccio alla politica. La politica è risolvere i problemi e non è parlarsi addosso.